Milly Carlucci, la querela a Mediaset, vi svelo la verità. Negli ultimi mesi Milly Carlucci ha fatto molto parlare di sé, in particolar modo per le dichiarazioni su Amici Celebrities. La conduttrice di Ballando con le Stelle aveva fatto intendere che il nuovo programma di Maria De Filippi fosse un plagio della sua trasmissione, scatenando così numerose polemiche tra i fan delle due conduttrici. Ora la Carlucci parla al Corriere e fa chiarezza su delle precedenti dichiarazioni, esprimendo anche il suo parere sullo stile di conduzione di Barbara D'Urso. La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha parlato della presunta rivalità con Maria De Filippi, che ormai va avanti da molto tempo. Le due hanno iniziato a scontrarsi perché entrambe avevano un programma il sabato sera, che ovviamente entrava in competizione. Le cose durante i palinsesti della stagione saranno ancora così, ma la Carlucci fa capire che questa rivalità non è mai esistita. I gossip che le vogliono nemiche televisive sarebbero, secondo Milly, soltanto folklore giornalistico, che però giova alla reputazione di entrambe. Infatti la conduttrice ha sostenuto che al pubblico italiano piacciono le rivalità e le lotte interne, un po' come se si scontrassero Guelfi e Ghibellini. Secondo la Carlucci, la presunta rivalità tra le due ha illuminato i palinsesti del sabato sera, divertendo il pubblico, che poi ha seguito con interesse l'Auditel del giorno successivo. Insomma, un'inimicizia alimentata dai giornali, ma che in realtà con Maria De Filippi non è mai esistita. Milly però non è dispiaciuta per queste voci, proprio perché appassionano il pubblico e fanno bene ai programmi di entrambe. Ben altro discorso bisogna invece dedicare ad Amici Celebrities. La conduttrice ha dichiarato che non si è trattato di un problema con la De Filippi e che la vicenda della querela è stata equivocata. In realtà, secondo la Carlucci, tempo fa Mediaset aveva firmato un contratto nel quale si impegnava a non usare più gli elementi di Ballando con le Stelle nelle sue trasmissioni per evitare di versare risarcimenti da milioni di euro. Con Amici Celebrities il contratto firmato dal Biscione non è stato rispettato, poiché l'elemento del professionista che insegna la danza o il canto ad una persona che nella vita si occupa d'altro ricorda lo stile della trasmissione di Ballando. Milly ha detto quindi di essersela presa per un mancato rispetto di ciò che era stato scritto e non firmato, e non per Maria. La Carlucci ci ha tenuto a parlare delle conduttrici più famose della televisione, tutte donne che lei stima e ammira. In particolar modo per quanto riguarda Maria De Filippi, la simpatia e l'ammirazione nei suoi confronti non sono mutate dopo quello che è successo per Amici Celebrities. Infatti, secondo Milly, Maria ha tutte le qualità necessarie per essere un'ottima conduttrice, oltre al fatto che a suo dire è una grandissima donna. Niente antipatia quindi, ma soltanto ammirazione legata al suo ruolo nella televisione, e anche perché, a parere di Milly, la De Filippi ha fatto molto per la causa femminile. Un altro discorso è stato dedicato dalla conduttrice di Ballando con le Stelle a Barbara D'Urso. La Carlucci ha detto che quest'ultima si differenzia in maniera evidente da tutte le altre e ha un suo stile personale. Questa affermazione non è da considerare in un tono negativo, ma ha sostenuto Milly, è innegabile che il comportamento di Barbara sia divisivo. C'è chi la ama, chi la odia, e non esistono vie di mezzo, proprio per via dei suoi tipici atteggiamenti. La D'Urso sarebbe una conduttrice pop dunque, però perfettamente capace di svolgere il suo lavoro. Infine Milly ha parlato di Simona Ventura, Antonella Clerici e Mara Venier, dicendo che sono per lei grandi amiche e che le porta sempre nel cuore. Dunque non c'è soltanto un rapporto lavorativo. La Carlucci ha assicurato che le tre conduttrici sono davvero spontanee con il pubblico ed è come se avessero instaurato un rapporto d'amicizia con quest'ultimo. Insomma, dichiarazioni davvero importanti quelle di Milly Carlucci, che hanno, ancora una volta, diviso i fan. Voi che ne pensate? È veramente falsa questa rivalità con Maria De Filippi? A voi i commenti!
Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.